Fibromialgia è una diagnosi che riceve sempre più attenzione, diciamo, una volta era neppure presa in considerazione oppure considerata molto simile a un disturbo psicologico. In che cosa consiste e qual è la sua origine, così diciamo in termine medico, la sua fisiopatologia? I sintomi di chi ha la fibromialgia sono dei sintomi un po' complessi e diffusi. Si avverte dolore nei muscoli, soprattutto spalle, glutei, cingolo, cosce, e questo dolore assomiglia un po' al dolore dopo un esercizio fisico intenso. Il dolore si accompagna a un senso di fatica e comunque una sensazione di non riuscire mai veramente a riposarsi. C'è anche una facile esauribilità, ossia nonostante la fatica si può compiere delle attività fisiche, ma in breve tempo ci si sente esauriti, spossati, senza più la forza per continuare l'attività. Questo è il quadro base della fibromialgia. Nelle forme più complicate ci sono anche sintomi di confusione, difficoltà a concentrarsi, un sonno che non riposa mai e quindi una fatica estenuante. Qualche volta i dolori sembrano anche di tipo reumatico e interessano le articolazioni, le giunture, le mani, i gomiti, le spalle, le ginocchia. È una condizione che di fatto può rendere, se non invalidi, almeno disabili e rendere difficile la vita quotidiana. La fibromialgia quindi non è specifica, i suoi sintomi assomigliano a quelli dei reumatismi, delle artriti, e la prima diagnosi da porre e da escludere è che non si tratti di una malattia reumatica, per questo esistono degli esami del sangue mirati che possono riconoscere se c'è un'infiammazione, se ci sono delle alterazioni del sistema immunitario. La fibromialgia, nelle forme tipiche, non presenta alterazioni di questi esami e quindi per questo motivo per tanto tempo è stata considerata più vicina a un disturbo psicologico che non a una malattia del sistema sensoriale. Conoscendo però meglio cosa succede al nostro corpo durante il sonno, oggi comprendiamo che la fibromialgia appartiene a quelle condizioni in cui il corpo non riesce a rimettere a posto il proprio tono di controllo del dolore. E questo normalmente noi lo facciamo sempre durante il sonno. Quando dormiamo bene, nella fase profonda del sonno, riusciamo a produrre delle sostanze che alzano un po' la nostra soglia al dolore e ci permettono di sopportare cose che magari la sera non riusciamo più a sopportare, perché abbiamo esaurito la nostra scorta di analgesici fatti in casa. Quindi un sonno ristoratore è la base per non sviluppare la fibromialgia. Quando il sonno è davvero disturbato, si alterano anche quelle fasi che riguardano il sogno e la messa a punto dei ricordi e della memoria. Per questo le persone con fibromialgia non di rado hanno anche qualche difficoltà cognitiva, difficoltà a concentrarsi e lamentano dei disturbi di memoria. La fibromialgia va curata proprio cercando di rimettere ordine nelle fasi del sonno, migliorare la durata della fase profonda e paradossalmente, pur essendo questo difficile per chi ne soffre, aumentare l'attività fisica perché durante il movimento si producono delle sostanze che alzano la soglia al dolore. Quindi la fibromialgia va curata in un modo di recupero psicomotorio, non perché sia un disturbo psicologico, ma perché bisogna motivare le persone anche a eseguire delle attività che tenderebbero ad evitare. I farmaci sono di supporto, servono per controllare il dolore, per migliorare il sonno, per favorire il rilassamento. La fibromialgia può complicare delle malattie croniche, persone che hanno delle patologie che le hanno debilitate, che sono andate incontro a interventi chirurgici, che hanno perso molto peso, che hanno anemie, che hanno degli stati di infiammazione, possono sviluppare la fibromialgia come conseguenza di questo stato di malessere prolungato. Con l'epidemia Covid abbiamo osservato un aumento di casi di fibromialgia, sia nelle persone che hanno avuto un Covid conclamato e ne sono uscite debilitate con disturbi anche del respiro e senso di fatica, e questo lo chiamiamo long Covid,
che è una forma di confine tra l'infiammazione persistente e la fibromialgia per alterazione delle fasi di ossigenazione durante il sonno profondo. Sia nelle persone che sono rimaste semplicemente confinate a casa, che hanno ridotto la propria attività fisica, che hanno cominciato ad avere delle alterazioni delle fasi del giorno e della notte perché non avevano più normali ritmi quotidiani, abbiamo visto uno svilupparsi di una fibromialgia come se avessero una sorta di jet lag permanente per il confinamento e la riduzione di attività. Quindi anche in coloro che non hanno avuto un'infezione grave o conclamata si possono osservare fenomeni del genere. In sintesi, comunque, il problema è in aumento dopo questo episodio di epidemia prolungata.